Come ci si sente in Italia di notte quando manca un uomo? Beh, per saperlo, metti un like a questo video, iscriviti a questo canale azionando la campanella e vieni con me a guardare questo monologo. Via! Quando ti manca un uomo in Italia di notte, spesso piangi. O meglio, se ti manca perché è in viaggio, puoi anche non piangere perché sai che tornerà. Al limite puoi piangere proprio perché sai che tornerà. Ma se ti manca un uomo perché la tua relazione è finita, allora piangi proprio. In Italia, di notte, piangi di brutto se la tua relazione è finita. E tu ti senti tutto un vuoto dentro che però non sai spiegare. E che proprio tu alle amiche vai dicendo: «Ehi, io ho sto vuoto dentro che però non lo so spiegare». Vi siete lasciati e ti manca tantissimo. Di solito nei giorni in cui ti manca molto un uomo, fuori è molto nuvoloso e all'improvviso tuona, lampa e poi comincia a piovere. Tu allora ti posizioni con il naso appiccicato alla finestra a guardare al di fuori lo scrosciare della pioggia sull'asfalto con malinconia. Ti soffermi addirittura sul rivoletto che dal marciapiede scende e circonda il cassonetto dell'immondizia e poi va a infilarsi nella fogna, ricordandoti per non so quale misterioso motivo di quella notte quando a casa sua è andata via la corrente proprio mentre stavate facendo l'amore e per una decina di secondi lui ha penetrato con forza la federa del cuscino e poi ti ha pure chiesto: «Ti è piaciuto?» E tu hai risposto: «Insomma, e comunque gli hai fatto ricomprare la federa». Sei inconsapevole dunque che se fosse giorno e se ci fosse il sole, non ti mancherebbe quell'uomo e tu saresti felice di essere sola a goderti della tua singolitudine. È lampante quindi che se è notte e fuori piove, è più facile che ti manchi un uomo. La pioggia evoca di solito situazioni indimenticabili. Come quella volta, ad esempio, in cui tanto hai insistito per poter passare un romantico weekend in un agriturismo in Toscana, sperduto su un cucuzzolo immerso nel bosco. Anzi, a dire il vero, gliel'avevi proprio offerto tu perché era il vostro anniversario. Però, sfiga, ha piovuto per tutto il tempo. E per tutto il tempo lui non ha fatto altro che bestemmiare, lanciandoti dietro maledizioni, perché si era sporcato di fango tutte le scarpe. Quella volta che, sorpresi dalla pioggia alle cascine, vi siete rifugiati stretti, stretti sotto un albero per non bagnarvi. E lui però ha detto che aveva letto da qualche parte, non si ricordava bene dove, che non bisogna mai rifugiarsi sotto gli alberi quando piove, perché i fulmini poi vanno a cercare proprio quelli che si sono nascosti sotto gli alberi e zzz, li inceneriscono. Ah, la pioggia. Addirittura quel genio indiscusso di Gigliola Cinquetti ci ricordava un tempo che la pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. La pioggia non esiste, se mi guardi tu. Quando ti manca un uomo, trovi un gusto speciale nello stare male. Certe sere allora ti apparecchi la serata proprio per soffrire. Ti siedi sul divano col telecomando in mano e ti spari ininterrottamente Notting Hill, Harry ti presento, Sally e Serendipity. Oppure cerchi ansiosamente fra i tuoi CD quella canzone che tanto te lo ricorda. Ed è in situazioni come quelle che improvvisamente artisti del calibro di Edoardo Del Crescenzio, Nino Bonocore e Arisa assumono un significato. Quando ti manca un uomo, sono queste le violente martellate sulle dita delle mani che ti infliggi con grande piacere. Quando ti manca un uomo, puoi stare da sola. Passeggi da sola per le strade della tua città, osservando alberi, uccellini, bambini che giocano. E ti commuovi guardando l'architettura complessa di un palazzo in Viale Giannotti. E poi una tua amica, quella goliardica, ti dice ridendo che in un appartamento, proprio in quel palazzo, lei ci ha fatto un'orgia con tre uomini e tutti e tre di colore diverso. E però questa cosa a te non ti fa ridere. Questa cosa ti fa schifo, pervertita. Ceni mestamente in una trattoria con una tua amica che, strafogandosi di spaghetti per tirarti su il morale, ti dice: «Vabbè,
Mamma mia, morto un papa se ne fa un altro. E comunque io sono felicemente sposata da oltre 20 anni. Leggi libri di sconosciuti santoni orientali che paventano svolte epocali e metodi per cambiare definitivamente la tua vita. Potrai ritrovare il tuo equilibrio soltanto mangiando trance di zenzero e semi di papavero e pronunciando per 102 volte in tibetano antico la frase «La letizia depura il mio duodeno». Quando ti manca un uomo, non lo sai se ti manca davvero o se ti manca soltanto il suo ricordo. E allora chiami tutte le tue amiche per sfogarti e chiedere consigli. E le tue amiche ti rammentano che l'hai lasciato tu. Allora, per un paio di minuti stai meglio, però dopo stai peggio perché non ti ricordi perché l'hai lasciato. E allora le richiami e gli chiedi: ma perché l'ho lasciato? E le tue amiche ti ricordano che tu e quell'uomo litigavate sempre, che vi disprezzavate in pubblico e che una volta in pizzeria vi siete pure sputati. E in quel momento tu ti chiedi da che razza di malattia sei affetta, se ti manca un uomo che evidentemente non amavi, non stimavi e che qualcuno dice che una volta in Piazza Alberti hai pure chiamato bucaiolo. In quel momento hai l'illuminazione. L'illuminazione che ti dà l'esatta comprensione dello stato d'animo che stai vivendo. A te piace molto più mancare che esserci. Tu continui a vivere nell'ipotesi e non nella tesi. Tu sei una brava giocatrice che preferisce stare in panchina piuttosto che in campo. Tu, potenzialmente, potresti anche essere una donna, ma nella pratica sei solo una povera stronza e Gigliola Cinquetti, in confronto a te, è Simone de Beauvoir.